Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo la seconda domenica del tempo ordinario, che coincide per la nostra comunità anche, diciamo, con la festa religiosa e in parte anche folcloristica di Sant'Antonio Abate, nei confronti da queste parti è viva una certa devozione, per cui anche le riflessioni che faremo saranno un po' in due parti, sul Vangelo, e poi vedremo anche che il Vangelo ha attinenza specialmente con alcune cose che oggi andremo a vivere in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio. Il Vangelo sono le nozze di Cana, tutti quanti spero che sappiamo che questo è il primo miracolo di Gesù, come dice San Giovanni, così Gesù ed inizia i suoi miracoli in Cana di Galilea, e questo miracolo è un miracolo molto complesso, per cui ha un significato letterale e ha tante significazioni simboliche. Ieri sera ho introdotto un po' il significato letterale, stasera nel foglio prenderemo uno delle significazioni simboliche, altrimenti faremo un'omelia assolutamente spropositata e inadatta ai tempi limitati di un'omelia domenicale. In due parole, il senso letterale: primo miracolo di Gesù, quindi Gesù facendo un miracolo manifesta la sua gloria, cioè attesta dalle credenziali della sua divinità perché le persone possano credere. Giovanni dice: Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui, perché i miracoli li fa soltanto Dio. E se Gesù fa i miracoli, Gesù è Dio, è il motivo per cui li ha fatti nei 3 anni di vita pubblica. Altro particolare è che il miracolo è fatto per intervento diretto della Madonna. È la Madonna che nota che il vino era finito, sollecita Gesù e Gesù interviene, compie il primo miracolo per mezzo della Madonna. Quindi significa che quando vogliamo qualche grazia dal Signore, questo è evidente, è sempre bene che passiamo attraverso la Madonna, perché la Madonna facilmente ottiene anche grandi grazie dal Signore. Questi sono i livelli letterari. Da un punto di vista simbolico, l'unica cosa che vediamo oggi, proviamo a pensare: l'acqua e il vino. Di per sé, ordinariamente, l'acqua è una cosa bella, l'acqua è la vita, no? Con l'acqua ci beviamo, ci laviamo, eccetera, eccetera. Però in un contesto nuziale, immaginate se voi andaste a un matrimonio e c'è da bere soltanto l'acqua. È possibile andare a un matrimonio dove si beve soltanto l'acqua, anche per chi è astemio? Cioè, io sono astemio, non si può andare a un matrimonio dove si beve soltanto l'acqua, perché l'acqua, per carità, ci fa vivere, ma l'acqua è in odore, in colore, in sapore. Poi quando andate al rubinetto non c'è un pollice, ma manco un pollice proprio, insomma, sì, per carità, è indispensabile per la vita. Invece il vino è buono, quindi il vino è il simbolo della gioia, è il simbolo dell'allegria, d'accordo? È la bevanda appunto nuziale che si vede in questo matrimonio, quindi a sigillare il sacramento dell'amore. Quindi dentro questa metafora, che significa che Gesù cambia l'acqua in vino? L'acqua simboleggia la nostra vita terrena, vicina, umana, a volte molto lontana da Dio, e questo noi lo sentiamo dentro il cuore. Dobbiamo chiederci: com'è la vita mia? Come la sento la vita mia? La sento una vita bella, piena, viva, di cui sono contento, insomma, sento la felicità nel cuore, oppure viro un po' a campare, la vita è un po' grigia, un po' in odore, in colore, in sapore. Come mai? Gesù ti sta dicendo: sta attento, che se ti senti che la tua vita è così, è perché io nella tua vita ancora non ci sono entrato. Il messaggio di questo Vangelo è: Gesù, che è il figlio di Dio fatto uomo, se tu lo accogli, perché adesso vediamo subito che, guardate, c'è una legge suprema a cui Dio stesso, che è per antonomasia al di sopra delle leggi, lui stesso si assoggetta. Sapete qual è la legge suprema di Dio? Non toccare minimamente la nostra libertà, non forzare mai nulla. Quindi Gesù si offre, si propone, dice: guarda, figlio, ti senti che c'è una vita così, guarda che la vita è così, non troppo bella, deriva dal fatto che io dentro non ci sono entrato, perché se tu mi fai entrare, la tua acqua diventerà vino. Prova che non ci hai provato mai, d'accordo? Come faccio a far entrare Gesù? E questo noi cominciamo a raccordarci anche con Sant'Antonio. Una cosa ci ha lasciato anzitutto Gesù: come faccio io a far entrare la vita di Gesù in me? Qual era lo strumento principale? Sono anzitutto i sacramenti, no? Noi oggi purtroppo viviamo in un contesto sociale dove si è smarrito un pochino l'importanza di queste cose, capito?
Ma se io mi confesso o non mi confesso, se io faccio la comunione, prima bisogna fare sempre la confessione, penso che il catechismo lo sappiate, no? O non la faccio, ma la vita è la stessa cosa oppure no? Cioè la percezione media oggi, mi sembra, anche per i nostri cari concittadini italiani, è che, sì, per carità, siamo tutti più o meno cattolici, la Chiesa non si tocca, il cristianesimo non si tocca, il crocifisso non si tocca, per carità, ed è questa una cosa buona, è una cosa cattiva, però io sono consapevole che con Gesù la vita è vino e senza Gesù la vita è acqua, quindi c'è una differenza abissale, sostanziale, sì o no? Non sempre è così. Oggi per esempio benediremo, in occasione di Sant'Antonio, dopo la processione che faremo, se il Signore ferma sorella pioggia per una mezz'oretta, la facciamo, la processione con la benedizione, se diluvia no, però adesso facciamo un bell'atto di fede. Al rientro faremo la benedizione dei panni di Sant'Antonio. Cos'è questo gesto? Perché si benedicono i panni? E a che serve mangiarsi il pane benedetto di Sant'Antonio? Serve a qualcosa, una cosa che dice, bello, è come la sagra della polenta, senza nessuno voler dire la sagra della polenta, la stessa cosa? Non proprio. Perché la benedizione, purtroppo queste benedizioni sono tutte in latino, io oggi proverò, se il Signore mi aiuta a fare la traduzione estemporanea, così da recitare in italiano, perché è bello capire il senso delle parole, in quella preghiera dico, chiunque mangerà questi pani sia preservato, attenzione, da ogni male dell'anima e del corpo. Perché un pane benedetto non è un sacramento, sta a un livello leggermente più basso, è un sacramentale, cioè è una grazia che il Signore ti fa legandola ad un elemento sensibile, perché noi siamo esseri umani, se non abbiamo qualche cosa a cui attaccarci, capite? Già le cose spirituali non si percepiscono, quindi legarle ad un elemento sensibile è cosa che la sapienza di Dio ha fatto per venire incontro alla nostra debolezza. Ma quando lo mangio non è la stessa cosa di non averlo mangiato, non è la stessa cosa confessarsi, non lo so, una volta al mese o confessarsi una volta ogni 20 anni, non lo è. Non è la stessa cosa fare la comunione tutte le domeniche o farla una volta all'anno o una volta ogni 20 anni, non lo è. Allora, che cosa succede? Attenzione, se un sacramentale ha come effetto preservami da ogni male del corpo e dello spirito, quasi finito l'omelia, cosa comporta vivere vicini a Gesù? Essere protetti dal male. Perché il male da dove viene secondo la rivelazione? Ultimo passaggio dell'omelia di oggi. Cosa pensa la gente? La gente, non voi, sto parlando in generale, pensiero comune. La vita è grigia, poi mi capita una disgrazia, le cose vanno storto, chi è il primo cui se la prende molta gente? Il Padre Eterno. Ah, mi è andata questa storta, non ha fatto niente, non me la toglie dopo che mi è venuta. Allora sapete che io una volta facevo l'avvocato, no? Non mi tocca fare l'avvocato del Padre Eterno. Proviamo a metterci dal punto di vista di nostro Signore, che ti dice, guarda figlio mio, io sono venuto su una terra, ho fatto uomo come te, ho vissuto vicino a te, ho sofferto per te, sono morto per te, ti ho lasciato la chiesa, ti ho lasciato la confessione, ti ho lasciato la messa, ti ho lasciato l'eucaristia, ti ho lasciato i panni di Sant'Antonio, ti ho lasciato la benedizione dei campi, degli animali, la benedizione della gola di San Biagio, la rosa di Santa Rita, che sono tutte cose che non sono immaginabili. Ma tu ne prendi qualcuna di queste cose? Io ti ho messo a disposizione tutta la mia ricchezza per farti vivere una vita felice e serena. Attenzione, non è che chi vive con Dio fa percorso netto e non passa nessuna disgrazia, qualcuna tocca passarne, però guardate, sono poco quelle che si passano, perché quando uno viene in amicizia con il nostro Signore permette che il male ci tocchi quel poco che basta per il nostro bene, perché sa che se stiamo troppo bene non va bene in questo mondo. Ma molti mali che ci capitano addosso, molte disgrazie, noi ce le saremmo tranquillamente potute risparmiare se fossimo vissuti di più vicini a Gesù. Quindi faccio l'avvocato e concluso dicendo, attenzione, noi diciamo a Dio, perché mi hai fatto succedere questa cosa? E lui poi ti risponde quando vai dall'altra parte, ma tu perché non hai usato nessuno dei mezzi che io ti ho dato per vivere nella mia amicizia e per farti arrivare i regali che io da sempre ti ho fatto? Capite? Chi la vince sta causa?
la vita non si può mica ritirare al Padre Eterno. Noi dobbiamo però pensarci a questo, no? Allora la persona che vive lontana da Dio fa male a se stessa, capito? Cioè, anche se non si rende conto, una persona che vive vicino da Dio, oltre ad adempiere i suoi doveri, che sono comunque tali nei confronti del Signore, ma il regalo lo fa a se stessi, capito? E Dio, ti ripeto, in conclusione, tutte queste cose te le offre, perché nella Chiesa ci sono sempre state e ci saranno. Se tu non fai nemmeno la fatica minima di andartene a prendere, il nostro Signore dice: io te le ho offerte, tu non le hai volute, capito? È lo stesso motivo per cui, non voglio parlare di queste cose, alcune disgraziate anime al termine della vita fanno una brutta fine, e qualcuno dice: ma non è possibile che esista l'inferno, perché Dio è buono, come fa a esistere l'inferno? Ma questa drammatica, e Dio ci preservi da questa, soluzione brutta della nostra vita, non è contro la bontà di Dio, ma è l'attestazione drammatica e ultima della nostra libertà. Perché se tu fino all'ultimo chiudi il cuore, non vuoi accogliere tutto il bene che Dio ti dà, non lo avrai. Io quando studiavo la legge, e concludo, mi ricordo, no? Esame di diritto privato, arriviamo alla donazione. La donazione la conosciamo tutti, no? Guarda che il professore ci bocciava un sacco di gente. Se la donazione è valida senza l'accettazione del donatario, cioè se uno mi fa un regalo, mio zio mi regala una casa, può regalarmi quella casa senza che io l'accetti? Quella casa che viene trasferita a me senza la mia accettazione? No, neanche secondo la legge civile. Ma come? Ti ha regalato una casa, che sei scemo? Non prendi la casa? La prendi, ma la devi accettare. Perché la tua volontà non può essere violata neanche nel bene. E questa è l'unica legge a cui Dio, che è al di sopra delle leggi, si assoggetta. Quindi se noi prendiamo i regali suoi, peggio per noi. Dopo però non te la metà che te la prendi con lui se ti capitano i guai. Perché, come la Chiesa ci fa dire all'inizio della messa, oggi non l'abbiamo detto perché abbiamo fatto l'aspersione, qual è il problema? Da parte sua o da parte nostra? Mea culpa, diciamo, mea culpa, mea maxima culpa, potremmo dire anche mea sola culpa, perché il nostro Signore c'ha solo il bene pronto per te, basta che tu lo accogli e che lo vada a prendere. Allora, Maria Santissima, che è stata la causa del primo miracolo di Gesù e che è anche buonissima nel cercare di persuadere i suoi figli di non aver paura di Dio mai, ma anzi di aprire il cuore a raccogliere le sue grazie, ci aiuti a prendere tutti i tesori che il Signore ci ha donato, perché la nostra vita possa essere serena, lieta e il più possibile protetta dal male, in attesa poi di godere la pienezza della felicità, come sappiamo per i credenti, è riservata alla vita del mondo che verrà. Siamo lodati Gesù e Maria.